E benvenuti ragazzi, sono Joy, questo qua è un nuovissimo video sul mio canale. Scusate il periodo di attività e scusate se non ho fatto anche gli auguri su YouTube, ma comunque un video dove faccio auguri ragazzi in webcam mi sembra abbastanza triste. Comunque li avevo fatti sulla pagina Facebook, quindi se non la seguite andate a seguirla, che si chiama Joy su Facebook. E comunque adesso, cioè, visto che ci sono, vi faccio gli auguri per Capodanno. Sballatevi a bestia, ricordate che chi non scopa Capodanno non scopa tutto l'anno, però comunque se non scopate ragazzi andate tranquilli perché non scoprirò neanch'io. Comunque ragazzi, cosa stiamo facendo qui? Qui ragazzi vi spiego la tattica secondo me migliore, a mio parere ragazzi, la tattica secondo me migliore per fare round veramente alti su Shadows of Evil. Infatti come vedete, probabilmente non ne sono sicuro, questo qua è il record mondiale, cioè italiano, scusate, il record italiano dopo la pace. Dopo la pace vuol dire che l'arma zombie, il mister Astago, il servitore apotico non si può potenziare in nessun modo. Molti youtuber stanno cercando un modo per potenziarla, però non si riesce a trovare. E vi illustro adesso la tattica. Comunque, premessa, voi vedete in bianco e nero tutto quanto, tranne l'HUD, che è un easter egg, diciamo, di giocare in bianco e nero, che è abbastanza carino, secondo me. Dal 50 in su ho iniziato a giocare a bianco e nero perché, boh, mi sembra più carino. E comunque, per il tutorial vi lascio in descrizione. Ragazzi, qua non vi farò nessun tutorial su spade, su Civil Protect e tutto. Lascerò tutto quello che c'è da sapere su sta modalità in descrizione perché è davvero pieno di tutorial su YouTube. E allora, ragazzi, come vedete benissimo, io giro a Canal District, che secondo me è il luogo migliore per girare. Il primo motivo principale per girare in sto posto, due motivi ci sono. Uno è che c'è il Civil Protector subito lì vicino per essere attivato. E secondo motivo perché a Canal District voi dovrete costruire lì lo scudo, e quindi appena ve lo buttano giù andate direttamente a prenderlo. Allora, per fare questa tattica, diciamo per fare round alti, servono diverse cose. Allora, innanzitutto la prima, che vabbè, la fondamentale, è l'arma zombie, perché arrivando a un certo punto di round l'uniche cose che faranno danni saranno altoforno, cioè le armi paccapanciate con altoforno e basta, e le spade, però, cioè, capite che anche voi le spade, se non fate kill, non le ricaricate. Quindi ragazzi, prima cosa da fare è avere l'arma zombie, che io diciamo ho iniziato a usarla dal 25 in su. Prima usavo anch'io le armi potenziate per farmi un paio di soldi. Comunque, la seconda cosa che sarà d'obbligo avere sono, secondo me, le spade potenziate. Le spade potenziate, ovviamente, il tutorial in descrizione, lascerò tutti i tutorial in descrizione. Secondo me sono fondamentali perché, uno, vi fanno fare kill e punti, e secondo, vi salvano il culo, cioè non dovete neanche guidarle. Come vedete adesso, infatti, c'ho tutto sto re di zombie davanti, vado con la spada e sbam, le uccido tutti, e poi la spada va da sola per i cazzi suoi. Poi terza cosa fondamentale è lo scudo, ragazzi. Lo scudo poi lo costruite benissimo qua a Canal District, così appena ve lo buttano giù lo riprendete, perché lo scudo, ragazzi, è la cosa essenziale. Anche Coscino lo dice, che addirittura ha fatto un video che ha fatto 57 round senza il Juggernog, ma una cosa fondamentale che l'ha aiutato è stato lo scudo. Poi ragazzi, quarta cosa che serve assolutamente è il Civil Protector. Il Civil Protector è questo robot che vi aiuta a uccidere gli zombie, ma cioè uccidere gli zombie frega cazzi. La cosa principale del Civil Protector è che lui vi rianima. Se voi attivate il Civil Protector, andate a terra, vi rianima lui direttamente. E infatti, come vedete a fine partita, vi farò vedere lo screen che c'è 9 morti. Ho fatto 9 a terra, e quando in giocatore singolo devo fare massimo 4, 3 volte che c'è il Quick Revive e poi basta. Quindi è una cosa utilissima, perché se cadete a terra vi rianima lui tranquillamente. Allora, voi come dovrete fare per fare round alti? Allora, io vi consiglio, in questo caso voi vedete che ho Calcio del Mulo, ma Calcio del Mulo ce l'avevo semplicemente perché c'avevo la Gabblegum Offre la Casa, che è la Gabblegum che ti regala una bibita così a casa, e mi ha messo Calcio del Mulo, ma non è fondamentale. Allora, le armi fondamentali da avere sono l'arma zombie e o il Breccia, l'M205 Breccia, oppure l'Haymaker, che sono due fucili a pompa semiautomatici potenziati con altoforno. Ricordate di potenziare con altoforno perché sennò non fanno niente. Voi così vi fate un'orda di zombie, sparate due o tre colpi là con l'arma potenziata il pompa, e con altoforno vi li abbatte tutti, quindi è molto utile. E voi ragazzi, da round da 40 in su, perché prima penso sia un po' inutile, da 40 in su dovete tenere fisso il Civil Protector, sempre dovete attivarlo. Va a terra, lo andate a riattivare. E comunque, se vedete, come vi faccio vedere adesso come faccio io per attivarlo, è abbastanza anche comodo. Voi vi fate tutto il gruppo di zombie, che sono 24 zombie, ve li tenete tutti insieme e vi avvicinate al Civil Protector, lo attivate, e il Civil Protector, tipo cadendo sulla mappa, uccide la maggior parte degli zombie, così vi ricarica le spade. Un consiglio che vi do io è:
Voi attivate il Civil Protector quando le spade non sono cariche. Cioè, quindi le spade le usate, finite di usarle, quando dovete ricaricarle andate ad attivare il Civil Protector, che così cadendo il Civil Protector vi farà fare un paio di kill che saranno molto utili, soprattutto per ricaricare le spade. Le spade attivatele sempre, ragazzi, la cosa principale è attivare le spade. E questo qua sono per i round normali, i round tranquilli. Ricordatevi che da round 7 in poi, ogni 3 round vi arriverà un Margua. E prima di passare però comunque al round del Margua, vi spiego questa cosa al volo. Ricordatevi sempre, ragazzi, sempre, come vi farò vedere alla fine che sono morto perché non l'ho fatta questa cosa, sempre di girare con l'arma zombie in mano. Perché questo? Se voi girate con un'arma a caso normale, girate col breccia a caso davanti, vi ritrovate uno zombie, sparate un colpo, magari non parte al tuo forno e morite perché uno zombie davanti vi ha chiuso. Se invece voi girate con l'arma zombie e per sbaglio vi chiudono, voi sparate il colpo e siete a posto. Infatti, come vedete, vi faccio vedere adesso che ci sono un sacco di volte che mi ha salvato l'anima. Quindi ricordatevi sempre di girare con l'arma zombie in mano perché è la cosa principale. Mentre, ragazzi, passiamo al round del Margua. Voi ovviamente state attenti dal round 30, cioè state attenti quando arriva il Margua per le prime volte. Così voi sapete già che dopo 3 round riapparirà. Quindi dovete tenervi il conto dei round di quando dovrebbe arrivare, che così almeno prima che il Margua spawni, voi andate direttamente nell'aldilà. Prendete la fenditura qui sotto a Canal District, andate nell'aldilà e così semplicemente riuscirete a uccidere il Margua. Neanche poi così tanto difficile. Se ci sono i round delle munizioni con tipo tutti quanti gli uccelli gialli, le palle, i raps, è facilissimo uccidere il Margua. Però con gli zombie state attenti. C'è chi dice di prima uccidere tutti gli zombie e poi quando ne manca un po' di uccidere il Margua. Però io cerco di ucciderlo sempre all'inizio, La parte più difficile del Margua, secondo me, è uccidere la prima testa. Perché? Perché uccidere la prima testa il Margua cammina mentre tutti gli zombie corrono. Quindi dovete stare ben attenti a uccidere la testa del Margua, cioè a uccidere la prima testa del Margua. Mentre una volta che uccidete la prima testa, che abbattete la prima testa, sarà abbastanza semplice. Voi tenetevi in mano il Brecci oppure l'Aimaker, quello che voi che avete potenziato, e gli sparate in testa in no scope, mi raccomando. Cioè, se sparate in quickscope è un po' più, diciamo, difficile nel caso in cui vi chiudessero gli zombie. E diciamo che questi sono i trucchi base che uso io. Ovviamente questa partita, ragazzi, è durata un'infinità, più o meno 10 ore effettive di gioco. Ho iniziato alle 11 e mezzo di sera e ho finito alle 6 e mezzo. Alle 6 e mezzo testimonio Snapchat e tutti quanti i miei amici PSN. Alle 6 e mezzo ho fatto pausa perché ho giocato in giocatori singolo, ho messo pausa e poi alle 11 e mezzo mi sono risvegliato, che ho fatto una dormita e l'ho finita fino alle 2 e mezzo. È stata una partita veramente sudata, soprattutto perché più che altro dal round 40 in su, che i round sono tutti uguali, dopo un po' vi annoiate. Però comunque è stata una soddisfazione personale perché se non itto triccio su sto gioco dico vabbè, vado su zombie, sto diventando bravo. Non dico uno dei migliori d'Italia, ma quasi. E mi fa davvero piacere essere bravo così bravo in qualcosa. E nulla, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Ricordatevi che sta mappa zombie, secondo me, è una delle mappe migliori mai create su zombie, perché soprattutto tutte le mappe, cioè se siete appassionati di zombie, che quindi vi piacciono tutte le mappe zombie dei vecchi COD, tutto quello che c'è nei vecchi COD c'è anche su queste. In più altre nuovissime cose, tipo ci sono le pale di Origins per scavare, quindi trovate le cose, oppure c'è la cosa dell'Afterlife come i Mob of the Dead, è davvero pieno di cose, oppure c'è il Pullman di Transit che sarebbe come cazzo si chiama, la gondola, la locomotiva, non lo so. E anche quello è carino, diciamo. E ricordatevi anche un'altra cosa prima di finire il video, che quando vedete un perk non buttatevi a capofitto per prenderlo. Attenti, oddio, tipo mi si è tappato il naso di brutto. Non buttatevi a capofitto a prenderlo, ma state un attimo attenti. Tra l'altro in questo video ho fatto anche pochi tagli, quindi boh, mi sento uno youtuber professionista di zombie. Comunque, ragazzi, se avete, diciamo, consigli da darmi, che vabbè, un po' tosta, ho fatto 89 round e non so se che consigli mi potrebbero servire. La cosa principale che dovete avere, ragazzi, è pazienza. Ricordatevi che io le maggior parte delle morti le ho fatte i primi round, perché tipo ca con cazzate che non te ne accorgi, ti fai chiudere a cazzo, ovviamente non c'è il Civil Protector perché non l'attivi e muori così a caso. Quindi state anche ben attenti ai primi round. Io vi consiglio di fare il Paka Punch sul round massimo al 3. E troverete anche in tutorial in descrizione di Coscino come arrivare al Paka Punch Run 2. Davvero non è neanche poi così tanto difficile. E cercate sempre di stare attenti, soprattutto anche ai primi round ai rituali, perché siete senza jug.
entro round 10 cercate di aver fatto le spade potenziate, perché non è neanche poi così tanto difficile. Gestitevi bene gli afterlife nelle prime volte. Non ho consigli da darvi per giocare in coop, perché a me personalmente non piace più di tanto, perché uno, se giocate in coop arriva molti più zombie, quindi non finirà mai la partita. E seconda cosa, se volete mettere pausa non potete. O mettete partita non classificata, uno esce, l'altro mette pausa, oppure dovete tenere lo zombie, dipende dalle volte. Se devi andare un attimo a fare una pisciata, ok, ma se devi tipo fare una dormita, quello è tosto. E nulla ragazzi, se volete fare una partita su zombie, quindi non me lo chiedete per favore, perché veramente mi dà fastidio giocare in tanti. Mi farebbe piacere, magari un giorno organizzo e magari registro anche qualcosa. A breve cambio la connessione, quindi inizierò a fare le streaming su zombie. Cazzo, quello non vedo l'ora di farlo. E nulla ragazzi, spero che passiate un buon capodanno. Ricordatevi la cosa che vi ho detto di scopare. Provateci con le tipe, usate la scusa di... Dai, a mezzanotte, il bacio di mezzanotte, quanto è carino e tenero. E nulla ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, più che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un bel commento. In descrizione troverete tutti i tutorial per fare tutte le cose per arrivare a questi round. Se riuscite ad arrivare a un round così alto, fatemelo sapere. Comunque caricate su YouTube quello che avete fatto, magari usando la mia tattica. Oppure se avete tattiche diverse consigliatemele, anche se comunque mi trovo davvero bene con questa tattica. Da Gio è tutto ragazzi, bella.